Ecco, sono interessato a questo articolo. In Germania un ventenne è stato ucciso perché ci aveva una croce al collo. Da un gruppo di ragazzi musulmani, da un gruppo. E queste notizie ormai sono all'ordine del giorno, eh. Solo che questi qua, talmente che sono fissati, talmente che sono inculcati da quel cavolo di Corano, che praticamente ormai hanno preso il sopravvento a parlare. Io penso che un buon esempio si può fare se cade una goccia su una pietra, cade un giorno, cade due giorni, cade tre giorni, alla fine farà una voragine. E questa è la voragine che ci stanno facendo in testa. Questi qua parlano solo di questo, vivono solo di questo. Ma ci domandiamo per una volta se Dio veramente vuole questo. Il Corano è un libro violento. Guardate cosa ha seminato. Andate a letto a quelli là che a volte vedo musulmani, Islam Italia. Islam Italia cosa? Perché non vai a correggere queste persone che fanno questi atti di fede musulmana? Invece di cercare di convertire persone, perché la tua fissazione è questa. Da premettere che io ho conosciuto pure persone musulmane, bravi ragazzi, non fissati, che parlavano sempre del Corano e tutto il resto appresso. Ma questi qua sono fissati, sono malati, parlano sempre della stessa cosa. Perché è stesso il Corano che li fa diventare così. Io però vorrei dire a questi malati di mente, perché io solo così li posso chiamare, perché uno che fa un atto così deve essere solo un malato di mente esaltato. Io se mi trovavo io, se venivano uno una volta, che Dio mi perdoni, perché Dio ha detto difendi una giusta causa e difendi l'oppresso. Se venivano uno una volta, se la vedevano proprio brutta, uno alla volta, solo con le mani, se la vedevano brutta. E se questi non sono loro, lupi travestiti da pecore, chi sono? Il fatto è che voi sfruttate la situazione a nord Italia, a nord Europa. Però vi dico una cosa, almeno dove sono nato e cresciuto io, a sud Italia, queste cose non si sono mai viste. Anzi, ho visto il contrario, che quando qualcuno voleva prendere il sopravvento non l'hanno più trovato. Perciò loro sanno pure dove marciare. Questa cosa la dico a malincuore, però noi ci dobbiamo pure difendere in qualche modo. E il fatto che il nord Italia e il nord Europa vogliono stare tranquilli, non vogliono problemi, ma fino a che punto? Fino a quando il problema vi bussa alla porta? Con questo video non voglio portare odio tra religioni, tra uomini e roba varia, però ascoltando una notizia così, io non so le persone per quanto tempo possono essere indifferenti, perché queste capiteranno tutti i giorni. Più la gente si converte e questi più diventeranno malvagi, prese di presunzione, prese di arroganza, ma già così si nota, Pace all'anima di questo ragazzo. Chiedo scusa a tutti voi che ho espresso questo momento di rabbia. Io che parlo del Signore di Gesù Cristo, io che sono in Cristo, non dovrei nemmeno farlo. Perché il Signore disse tutto è compiuto, quindi la nostra parola non serve a niente per contrastare certe cose, solo Lui le può fermare certe cose. Posso solo dire che in parte sono un po' arrabbiato, perché questa è una cosa, cioè a me dispiace tanto di quello che è successo a questo ragazzo. È come, per farvi capire, è come se succede a un vostro nipote, a un vostro figlio, a un vostro caro. Così mi sono sentito. Shalom, fratello.